Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blue87 e siamo tornati sulla nostra Porco Mondograph. Come vedete dal segnale là in fondo siamo arrivati a 2000 iscritti. Penso abbiate già visto lo speciale, che comunque casomai, se mi ricordo, vi linko in descrizione. Per il momento vi faccio vedere che ho aggiunto un nuovo nome sul Wall of Fame. Abbiamo Master Crew, che è il ragazzo che mi ha consigliato di fare l'episodio Creeper. Oggi andiamo a completare quasi tutti gli obiettivi, penso, perché ho messo un nuovo obiettivo che andrò a fare stesso oggi. Allora, farm d'anguria la facciamo oggi, farm di patate cotte la facciamo oggi e lo stereo penso lo facciamo oggi. Quindi partiamo dal prendere le cose per fare la prima farm. La prima farm che andiamo a fare oggi è quella più semplice per me, perché è già mezza costruita, diciamo, è la farm di zucchero. Devo fare 10 pistoni. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pistoni. E andiamo a fare la farm di zucchero. Ho fatto solo le strutture, il meccanismo ve lo faccio in diretta con voi. Allora, qua spacchiamo quello che non serve. Questa è una farm molto semplice, se può servirvi lo zucchero o comunque i fogli, questa qua penso sia l'ideale per voi, perché è molto facile e si fa in davvero poco tempo. Allora, avete bisogno di 10 pistoni, vabbè, in questo caso 10, potete farla anche più lunga, eh. Ok, fatto questo dovete mettere, se devo salire però, uno strato di legno esterno. Io farò così, anche se è leggermente antiestetico, però fondamentalmente a voi serve l'utilizzo della farm, che poi è leggermente antiestetico, credo non vi interessi più di tanto. Allora, non so se riuscirò a portare il circuito fino all'altro lato, al massimo la metterò un repeater che sto andando già a prendere. Facciamo la prova, ma non credo funzioni. E infatti non la porta. Vado a prendere un repeater e finiamo questa farm. Però voi tirate il pistone per tornare indietro e vi prendete il vostro drop che voi mettete qua dentro. Quindi molto semplice come farm, molto veloce. Adesso abbiamo questa, anzi no, facciamo quella d'angurie perché è più facile. Come vedete ho fatto già la struttura, il buco e tutto, e qua invece ho fatto una mini farm di uova, perché le uova possono sempre servire. Adesso ho bisogno di 10 pistoni appiccicosi, no, di 14 pistoni appiccicosi e di 14 repeater. Quindi prendiamo tutto il necessario. Ok, partiamo dal meccanismo centrale, che prevede una striscia di redstone collegata tramite dei repeater ai pistoni che sto andando a sistemare. No, pistoni verso l'alto devono essere messi. 1, 2, 3, 4. Qua andremo a mettere altra terra, ambo i lati. Facciamoci altre assi di legno perché mi servono. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mettiamo la pedana all'ingresso. Perfetto, la farm funziona. Adesso dobbiamo solo procurare semi d'anguria e la zappa. Penso che mi conviene metterla un blocco più avanti, la pedana, magari al centro proprio, così evito di calpestarlo ogni volta che entro. E questa qua, ragazzi, è la farm d'angurie. Adesso andiamo a fare la farm di patate cotte, che è quella che a me personalmente interessa di più. Per fare questa farm ho bisogno di questo bottone, parecchia terra che vado subito a posizionare per rendermi conto anche degli spazi. Più che altro ho bisogno di parecchi secchi d'acqua, quindi vado a prendere i secchi d'acqua pieni, prendo quello che mi serve e ci vediamo quando ho tutto. È successo un bordello: per sbaglio ho messo l'arco buono in questo dispenser, quindi adesso è un problema. Non pensavo mettessi anche quelli incantati per fare i dispenser, quindi mi è andata un po' male.
Per fortuna però ho un altro libro infinito, quindi potrei mettere potrei incantare un altro arco per farlo buono buono. Qua faccio così ne consumo di meno, perché sennò infatti mi prendo pure d'acqua al secchio, d'acqua al centro, perché mi serve. Allora, si comincia da questo, poi faccio un buco di lato, poi lo sistemo, va. Ok, spacco questi. Adesso mi accovaccio e metto due di questi. Mi accovaccio e metto due fornaci. Uno, due, tre e quattro. Uno e due. Mettiamo dei secchi d'acqua qua. Se ne metto due al centro, forse non devo mettere altra acqua. Infatti quando va bene. Adesso devo risalire dalla scala. Quindi me la sono cavata con pochi secchi d'acqua. Anche se adesso devo riempirne 6. Di 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perché devo mettere i dispenser. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dispenser. Con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 secchi d'acqua. L'unico problema di questa farm di patate, a differenza delle altre, è che purtroppo dovete gestirvela voi, ovvero dovete ripiantare voi le patate ogni volta, però non penso sia un problema. Intanto qua sono cresciute le angurie. Faccio vedere come funziona, poi in poche parole ci sono le angurie che verranno sempre messe su questi blocchi di terra, a voi basta entrare, pigiare il bottone, solo il pistone si riabbasserà e potete avere angurie infinite, perché comunque non dovete ripiantare nulla, è tutto automatico. Avete cuocito un'altra anguria subito, io posso già prendermela e andare via, chiudere la porta. Ok, adesso ultimiamo la farm di patate. Perfetto, adesso vi tocca solamente collegare con la redstone, che ci dovrebbe andare. Ok, perfetto, vedi che ci va, mi ricordavo, proprio così semplice, easy peasy. E mettere il bottone di prima qua, andare a posizionare 64 e 64 di carbone. Adesso vi faccio vedere come funziona. Vado logicamente a fertilizzare le patate. A voi non basta fare altro che pigiare il bottone. Le patate andranno negli hopper, e direttamente nel forno, che una volta cotte le trasporterà direttamente nella chest. Quindi voi dovete ripiantare ogni volta le patate, ogni tot salite a vedere se le patate sono presenti, se sono cresciute tutte, tirate la leva in questo caso il bottone, e potete vedere che le patate man mano che vengono cotte vanno direttamente nella chest. Quindi questa, ragazzi, era la farm di patate. Questa è la farm di zucchero. Potete anche compensarla, farla meglio con gli hopper al centro che portano alla chest, però sinceramente non ne vale manco la pena. Quindi oggi abbiamo fatto la bellezza di 3 farm insieme, questa è la quarta che avete già visto. Adesso voglio ultimare tutto con lo stereo, così che ci restano solo 3 obiettivi. E ora giocherò in live, trovate il golem fiero che penzola. Penzola, sgocciola, ma è schifo. Lo stereo si fa con un diamante, mi pare. Vediamo un po' che ci devo mettere allo stereo. Ah, lo posso già fare, jukebox. Perfetto, quindi possiamo spaccare farm d'angurie, farm di patate cotte e stereo. Purtroppo solo 2 tipologie di dischi, anzi no, 3. Centro commerciale mi piace, lo vado a mettere in casa, centro commerciale. Quindi con queste 3 farm è tutto.
Ricordo che se riesco a fare la spada come dico io, una bella spada come dico io, al prossimo episodio andremo finalmente a perderci nella natura, cercando qualche dungeon visibile e qualcosa di bello da fare. Comunque mo è parecchio che stiamo fermi qua. Voi continuate a consigliarmi i vostri, a consigliarmi cosa fare. Ricordo che dobbiamo ancora fare il drago. Ho letto alcuni consigli su come fare il drago, però nessuno era così bello, così particolare da poterlo mettere su Wall of Fame e mettere in pratica. Quindi il drago è ancora in stand by. Ricordo che se volete vedere live su Twitch che faccio su questo mondo quando c'ho il tempo, fondamentalmente, come dicevo nel video speciale dei 2000 iscritti, più o meno dalle 4 alle 5 e da mezzanotte all'1 alle 2, il canale Twitch è linkato nel video speciale dei 2000 iscritti. Lì vado a scavare, trovi diamanti, tutte le cagatine. Infatti, come vedete, spesso metto spezzoni di video all'inizio, perché sono spezzoni di pezzi della live dove faccio cose talmente belle, talmente importanti, che devo mettere nel video. Tipo quando ho fatto quel piccone della Madonna nello scorso video. E se farò la spada di Dio, lo farò in live e la farò vedere poi a voi in uno spezzone di video. Quindi, da me è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!